Ci troviamo ad Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata, la città delle fiaccole. Abbadia è detta così perché la notte del 24 di dicembre, qui in questo paese vengono accese numerosissime cataste di legna alte fino a 7 metri, che ardono per tutta la notte del 24 e anche il giorno successivo. Ma il paese di Abbadia San Salvatore non è legato al fuoco solamente per la tradizione delle fiaccole, è legato anche ad una leggenda. Re Rachis Longobardo si reca a caccia nella Valle del Paglia e qui un messo gli racconta che a metà altezza del Monte Amiata un guardiano di porci ha delle visioni strane. Su un albero, un abete bianco, appare il Salvatore ora come una fiammella, ora come tre fiammelle. Rachis decide di partire con la regina e con tutta la corte per salire fino al luogo dove avvenivano le apparizioni e qui lui stesso e la sua corte ha questa apparizione straordinaria del Santissimo Salvatore. Ma se l'albero della leggenda è un abete bianco, l'albero simbolo del comune di Abbadia San Salvatore che stava nascendo in quel momento diventa il castagno, che diventerà poi l'albero del pane con cui si sfameranno tutte le popolazioni locali. Siamo saliti da Abbadia San Salvatore verso la vetta del Monte Amiata, ci siamo fermati qui dove ci sono gli ultimi castagni secolari della zona. Il castagno, come molti di voi sapranno, è stato l'albero del pane per le popolazioni della montagna. Questo marrone che stiamo producendo ora è una castagna molto pregiata, molto buona e viene usata soprattutto a crastata. Crastata che cosa significa? Significa che è stata ferita per non farla esplodere mentre viene cotta in gratella.